Bentornati qui da Vast, siamo ritornati qui oggi incredibilmente con il post partita di Genoa su Tirol. Genoa che vince 2-0, per pochi fan siete riusciti a vedere la reazione che ora non c'è più e dovete accontentarvi del mio post partita, nella quale andrò a parlare appunto del Genoa 2.0 di Gilardino. Prima di parlare del Genoa 2.0 andiamo a parlare anche del Bust 2.0, ovvero vi lascerò qui sotto nel link in descrizione un canale YouTube, probabilmente già da questo video o dal prossimo, nel quale potrete andarvi a iscrivere. Non ci sarà niente, sarà solo scritto Bust 2.0, lo creo e lo faccio in modo tale da avere un canale di riserva in caso di chiusura di questo canale e nulla, andate a iscrivervi e tenetelo lì, poi se dovesse chiudersi questo mi vedrete uscire nell'altro canale, che poi magari terremo per fare delle live, perché su YouTube appunto è più facile rispetto a Twitch. Vedremo un attimo come organizzarci. Comunque Genoa 2.0 di Gilardino invece vince 2-0 contro il Sud Tirol. È inevitabile, non metterò sicuramente dei gol, perché sennò qualcheduno storce il naso e probabilmente qualche orsetto si incazza. Allora, Genoa 2 Sud Tirol 0, partita giocata molto molto bene dal Genoa, che riesce a fare però con un livello agonistico molto molto migliore rispetto alle partite con Blessin. E la cosa che mi fa pensare è che il fatto che la squadra sia subito cambiata dall'oggi al domani qualcosa fa capire che Blessin non era il benvenuto dai giocatori. Le dichiarazioni di Marchetti probabilmente fanno anche capire che Blessin qualcosa faceva che non andava ad alcuni giocatori, e tralasciamo il personaggio Marchetti, però comunque andiamo a vedere ogni cosa, tutto torna, e quindi anche Blessin probabilmente, se andiamo a vedere, non era così ben visto. Probabilmente la sua metodologia di allenamento con gli algoritmi o piuttosto che in inglese non piaceva, e l'atteggiamento che aveva lui verso determinati giocatori probabilmente non piaceva, e infatti si è visto da domenica, che si è perso col Cittadella con un gioco praticamente sterile, ovvero Bani Dragusin che si passavano la palla. Siamo passati a un gioco che già nel primo tempo, nei primi 10 minuti, aveva creato due occasioni, di cui una con coda sbagliata malamente. Quindi già c'era, si capiva che dopo 10 minuti la squadra giocava come sapeva, e che quindi Blessin non è che non facesse le cose in allenamento, ma probabilmente i giocatori in partita non le facevano quasi apposta, e questo si è abbastanza visto durante già solo il primo tempo. Ma va bene, fa niente, probabilmente la linea diretta di Spors non piaceva neanche ai giocatori, che a quanto pare non volevano questo tipo di allenatore, e magari hanno provato a dirlo, ma la linea ferrea che si era presa non piaceva, e chi comanda alla fine sono sempre i giocatori. Se andiamo a vedere poi alla fine, il primo tempo è stata una partita con un livello agonistico un po' più alto, sicuramente tantissimi errori, perché la squadra alla fine è quella, cioè puoi anche giocare contro l'allenatore, ma alla fine la squadra era quella, perché quando giocavano bene in suo campionato comunque gli errori tecnici erano sempre tantissimi, quindi non è che perché non volevano l'allenatore erano diventati tutti scarsi. Tecnicamente abbiamo delle carenze e sono abbastanza evidenti. Detto ciò, comunque la squadra è riuscita a girare bene la palla, a creare, a fare anche qualche tiro e a non rischiare praticamente niente, perché sul Tirol nel primo tempo era completamente compassato nella sua area di rigore. Andiamo a vedere le statistiche, infatti sono 14-4, solo 4 su 14 tiri hanno preso lo specchio dalla porta da parte del Genoa, un po' poco, fa capire che la tecnica non sia così alta, e invece su Tirol con solo praticamente 2 tiri in porta ha fatto veramente veramente poco, anche se quegli unici 2 tiri, uno va bene a un tiro centrale, l'altro invece ha rischiato con l'incrocio di essere un eurogol e quindi di condannarci probabilmente a un'altra partitaccia. Però le formazioni di oggi sono state, la formazione di oggi è stata diversa, se andiamo ad analizzarla. Infatti avevamo Semper tra i pali, Bani e Dragusin centrali con Efti e Sabelli, quelli erano gli stessi, e si dovrà andare probabilmente a gennaio a operare per i terzini, perché a quanto pare non vanno bene a piedi invertiti, o comunque Sabelli a piede invertito a quanto pare non va, anche se ieri secondo me è stato uno dei migliori in campo. Strootman e Freindrup, i soliti due che conosciamo, e oggi abbiamo anche visto entrare dalla panchina un Galdames rinato, che Blessin evidentemente non vedeva.
e non ne capisco il motivo, visto che siamo in Serie B e un lottatore come lui, secondo me, a fine partita o comunque a partita in corso può fare veramente tanto bene. Invece i cambi erano sempre gli stessi. Poi abbiamo visto Jagiello, Gudmundsson e non abbiamo visto più Jäklin per fortuna, ma dall'altra parte abbiamo visto Aramu, anche se messo in quel ruolo può non far benissimo, comunque ha fatto abbastanza bene con davanti Coda. Questa è la formazione che dà di retta, 4-2-3-1, che poi alla fine avevamo visto essere un 4-3-3, con Jagiello in mezzo al campo insieme a Strootman e Frendrup, e là davanti le tre punte, diciamo Aramu, Coda e Gudmundsson, anche se poi alla fine in partita cambiavano un po' le cose e non era proprio quello, perché gli esterni si alternavano, c'era un po' di novità. I cambi sono stati fondamentali, perché allora Puskas è entrato al posto di Jagiello e noi non capivamo subito, però il Genoa poi ha cambiato un modulo con il cambio di Puskas e Puskas ha segnato, quindi per la prima volta abbiamo visto un cambio fatto con uno scopo, il gol, perché Puskas alla fine era nel punto giusto. Mi direte, magari è capitato per caso, però intanto quel cambio ha fatto uscire un gol e quindi già siamo 1-0 Gilardino Blessin alla prima partita, alla prima decisione. Poi sono entrati in ordine, che non mi ricordo benissimo, Galdames e Lisnanker e poi Vogliacco con Yeboah, se non sbaglio. Andiamo a vedere, anche Yeboah è stato l'autore dell'assist del 2-0, quindi del secondo gol. La formazione poi era più difensiva, con Galdames che ha preso un incrocio dei pali straordinario e Lisnanker che difendevano di più, e Genoa era diventato praticamente un po' più sulla difensiva e a non prenderlo, perché alla fine, dopo che vieni da queste partite, è meglio non prendere gol, no? E alla fine, così facendo, il suo tiro era più scoperto e siamo riusciti a ripartire in contropiede e a segnare il 2-0 con Yeboah, che ha nelle sue caratteristiche almeno un po' di velocità nella corsa, che passa la palla da Ramu o tira, questo non l'ho capito ancora, sembrava più un tiro dallo stadio, in realtà dagli highlights sembra proprio un passaggio, per Ramu che tira in porta e fa il 2-0. E quindi andiamo a vedere che intanto non sono stati cambiati Aramu, Coda, tutti all'improvviso per far entrare tutte altre persone a fine primo tempo come faceva qualcun altro, e poi sono stati fatti dei cambi ponderati con un minimo di tattica in modo tale da essere difensivi e attaccare, oppure ad attaccare e essere difensivi, come volete voi, però da avere una squadra che fosse ordinata. E invece con Blessin Coda giocava male il primo tempo, fuori dentro Yeboah, cioè cambio senza senso, poi magari entrava un terzino e usciva Strootman, entrava Badel che rallentava del tutto la partita, cioè cambi che non avevano un filo di logica o comunque non erano letti nella partita. Invece con Gilardino, secondo me, i cambi sono stati letti bene e hanno portato a risultati, direi, a un risultato direi più che ottimale. Quindi niente, io dico che la prima è andata, i giocatori sicuramente hanno giocato meglio, potevano giocare così anche col Cittadella e col Perugia, probabilmente non avremmo perso, però va bene, potremmo avere molti più punti. Ma fa niente, ormai è così, siamo a 3 punti dalla Serie A, non importa, ora l'importante è riuscire a portare continuità e a vincere, soprattutto già dalla partita contro l'Ascoli, a continuare a fare bene, perché se no sarà dura tornare in Serie A. Ma io credo che da quello che abbiamo visto oggi col Sud Tirol, probabilmente la squadra riuscirà a fare. Direi molto molto bene. Quindi io vi saluto e vi ringrazio, vi ricordo di andare qui sotto nel link e sono contento, spero che Gilardino possa fare bene, possa anche essere confermato, staremo a vedere, tanto secondo me potrà assolutamente essere all'altezza della squadra, staremo a vedere. Io vi saluto appunto e vi ringrazio, prossimo video Ascoli Genoa.